i lavoratori della multiservizi che sono senza stipendio, la giustificazione che hanno ricevuto dall'ente perché non è vero? Stanno i soldi sotto al banco, i multiservizi hanno occupato l'aula consiliare. Ed eccoci troviamo con Paolo Iafrate, nostro amico e. No! E lo sai che no, no, c'è un problema adesso, no, che quella è sempre in scalia. Mi serve un po' di social media, te li mando io. Lo sai che ti mando di social media, disse la Monte, la dottoressa. Te manda Bib, il padrone, lui. Allora Paolo Iafrate, dipendente della multiservizi, allora ci spieghi un attimo qual è la situazione. Noi abbiamo avuto Marisa che ci ha anticipato qualcosa per Facebook, tanto ormai la lotta passa anche su Facebook, però ci piacerebbe sapere proprio dalla viva voce delle persone in carne ed ossa che stanno qui dentro. Da stamattina abbiamo un gruppo di lavoratori, hanno occupato l'aula dicendo che non era possibile continuare, noi siamo senza salario e senza una prospettiva reale, con una situazione anche di cassa integrazione, insomma una situazione molto precaria, derivante da tutte scelte di natura ovviamente politica e rispetto alla situazione che si è ovviamente andata conformando in questi anni. Stamattina i lavoratori erano stanchi, sono venuti qua probabilmente a riposarsi, hanno occupato l'aula e siamo tutto il giorno, non abbiamo fatto fare il consiglio comunale, abbiamo chiesto allora con forza a loro che la via non passa attraverso la nuova precarietà, lo dice il striscione qui fuori, passa attraverso una stabilizzazione nel comune, risparmierebbero soldi, hanno una logica di interesse, prevarrebbe una logica dell'ovvio, la logica di quello del risparmio. Che cioè prima di terziarizzare magari impiegare le risorse che sono già dentro. Sì, ecco, è che questo c'è un contenzioso rispetto all'amministrazione, perché c'è un pregiudizio rispetto a quello che si chiama assunzione, no, se non è un'assunzione, è una stabilizzazione, perché avverrebbe con soldi già in bilancio, quindi il decreto Brunetta che dice che non bisogna stanziare altri soldi, noi non chiediamo lo stanziamento altro, anzi diminuirli, perché si dovrebbe anche diminuire. Usufruendo dei fondi che già sono in cassa. Quindi noi vorremmo che la logica delle cose prevalesse sulla logica Ma perché non, attualmente qual è la giustificazione dell'amministrazione? Perché, non... perché loro pensano che ci sia una questione di natura tecnica in primis derivante dall'impiego di così un numero alto di lavoratori presso l'aumento, e dall'altro lato ovviamente io credo che ci sia ovviamente un problema di natura politica, perché andrebbero a coprire il fabbisogno del personale che loro potrebbero reinvestire in maniera diversa. Certo. Però noi stamattina poi con l'altro ragionamento ci siamo svegliati quindi con una cassa integrazione, quindi un lavoro in meno, un quinto in meno del nostro, e quindi un salario diminuito, perché anche se è in cassa integrazione il salario ci verrà dato dopo la cassa integrazione, certo, fra quanti mesi. E in più poi il decreto del governo sulle agevolazioni fiscali che mancano, una persona come me, come tante altre che praticamente hanno famiglia, hanno anche bambini eccetera, prevedono una 1.500-2.000 euro in meno rispetto a un anno e un recupero di agevolazione fiscale. Poi aggiungiamo la questione dei servizi che aumenteranno a settembre. Noi, come dire, i lavoratori perdono 4-5 mila euro di salario, i servizi per loro aumentano, perché sono i servizi della popolazione aumentano, e noi davanti a questo anche l'amministrazione è stata, come dire, non è riuscita a dare nessuna spiegazione. Il sindaco ha detto io mi trovo d'accordo con quello che ha detto Iafrate, questo già è un problema per noi, perché è un problema, perché se il sindaco sono d'accordo. Qual è la conseguenza di questo che d'accordo con il sindaco? Niente, che poi il sindaco lo dimostra la presenza ora che sono le 11 di sera delle persone, perché non hanno risolto, anche loro sono davanti a una situazione di cioè se non si cambiano quello che pensiamo noi non è un'attività di ragioneria adesso che noi chiediamo che politiche cambino. Noi abbiamo chiesto esplicitamente questo, cioè un'inversione di tendenza, saremo pazzi, forse gli unici, forse, però vorremmo chiedere questo, perché non se ne esce più da questa situazione. Ma forse questa lotta potrebbe essere estesa da tanti
a tanti soprusi che ci sono poi a livello nazionale, tutto però sommato. Noi abbiamo fatto una, la nostra situazione è una palestra di tanti anni, una palestra di lotta, non era semplice arrivare, oggi eravamo un centinaio di, forse non 100 ma 70-80 lavoratori a un certo punto, che tutti compatti e chiedere l'unica cosa possibile, però siamo arrivati quasi, perché dopo dietro di noi c'è la disoccupazione, c'è cioè un ritorno a una situazione di, come dire, di non soluzione, quindi è ovvio che i lavoratori sono un po' spinti da questo per fare queste azioni. E noi chiediamo, abbiamo chiesto al Comune un cambio di politica in questo momento, non lo so, non credo che ci daranno questa risposta facilmente, però anche loro hanno accorto che solo questo è, non potranno garantire con una nuova società, con nuove soluzioni, la certezza, saremo nell'incertezza come adesso. Quindi o si investono i soldi che già ci sono per una reale stabilità dei lavoratori o se no non c'è futuro. Oppure noi stiamo finanziando esternalizzazioni e liberalizzazioni che costano di più all'ente e non offrono la stessa tranquillità ai lavoratori e quindi al servizio, perché quando il servizio è fatto con un lavoratore poco sereno e che dopo qualche mese o dopo qualche anno deve andare a casa, sappiamo che è fatto sempre a metà. Ok, grazie. Marisa C, i naviganti di auto la conoscono per i suoi comunicati in tempo reale di quello che accadeva in quest'aula consiliare. Chi? Tu ti mandavi i comunicati out in tempo reale, io pubblicavo, quindi c'eravamo proprio in diretta quasi stavamo. Allora, mi diceva Paolo di chiederti perché c'è la tuta. Perché? Perché facciamo la notte nel consiglio. Ah sì? Siamo all'aria condizionata, al fresco. Cioè, ma sono mai le poltrone comode. Ma i cittadini sono stati così vicino alle istituzioni, anche proprio all'interno delle istituzioni, eravamo fisicamente. Come fratello e sorella oggi con le istituzioni. Ok. Come è stato da okay, mai come questa volta l'abbiamo sentiti così vicini, okay, perché per l'ennesima volta ci terrà a piangere. Ok, dentro la sala consigliare ci sono gli autori della multiservizi in occupazione, ma c'è anche un membro delle istituzioni, Stefania Martini, assessore a bilancio e comune di Frosinone. Ci può dare una versione di come l'istituzione comune prende questa situazione, di come si possono rassicurare i lavoratori della multiservizi e di come vive questa situazione anche il comune di Frosinone? Il comune di Frosinone la vive con grande, come dire, con grande serietà, perché si rende conto che ci sono le sorti di 150 persone qui che dobbiamo assolutamente tutelare. Stiamo facendo tutti i passi amministrativi che ci permettono di portare come dire, una tutela effettiva sui lavoratori, che significa mantenere il livello occupazionale. Su questo chiaramente non ci dovrebbe essere solo il nostro impegno, ma anche degli altri soci e della regione, che comunque detiene una parte consistente delle azioni della società. Quindi su questo si è aperto un tavolo, ho chiesto un incontro con la ZEZA, con l'assessore regionale, di ordine politico, perché è chiaro che il loro 49, penso c'è un 49%, non è che è pesante. Deve pesare, e quindi devono anche loro garantirci un impegno che però, voglio dire, fino adesso a chiacchierare parole l'hanno manifestato, e quindi lo vogliamo sottoscritto, un aiuto sostanziale per poter, in effetti, anziché fare delle esternalizzazioni si potrebbero di fatto usare i lavoratori, cioè usufruire dei lavoratori che attualmente lavorano per questa società, giusto? Certo, questo dovrebbe essere il braccio operativo dell'amministrazione comunale, l'abbiamo intesa così dal primo momento e speriamo stiamo lavorando per mantenerlo. Va bene, ok, grazie. Fumate e fiori di carta la mia orazione funebre, ragazzi. Perché? No, così triste. Un po' di musica. Fatela un po' irlandese. Irlandese, come no? Chiameremo gli Altan. Sì. Aspetta, ma spegne la luce. Grazie ai lavoratori multiservizi, noi siamo seduti proprio sulla sedia del sindaco del comune di Frosinone e girando per la sala consiliare ci imbattiamo in Marisa, che si è organizzata per la notte, ormai sta dormendo pronta per ritemprarsi per la lotta che ci sarà per domani. Quindi ecco, ormai ecco, questa è una protesta, ma è bello vedere la sala consiliare in mano ai cittadini, cittadini che protestano e cercano di risolvere i loro problemi, non solo con un dialogo diretto con le istituzioni, ma anche cercando di coinvolgere e condizionare le istituzioni. Ari, buonanotte, poi ci vediamo su Out. Dopo se rientra a luna ti scrivo, Ok, aspetta. Il tuo turno dovrebbe finire a luna finisce il tuo turno, perfetto. Ok, ciao. Allora, la lotta è rifocillazione.
se riuscissimo a fare questa notte sarebbe una novità importante, perché dobbiamo anche da insegnare a tanti altri che stanno in questo momento pure in difficoltà, anche gli altri colleghi nostri, insomma. Certo, sarebbe un segnale, diciamo, di pratica, di protesta per ottenere qualcosa, certo. Facciamo un'altra panoramica. L'assessore Martina ha detto che bisogna portargli le candele e una musica funebre, possibilmente irlandese. Perché? No, perché oggi anche perché comunque stasera ci hanno sentito, cioè si è aperto un po' le orecchie stasera. Compagni amici di Auto, dalla sala consigliare del comune di Frosinone, vi rimandiamo al nostro blog per vedere il montaggio di questi filmati. Frosinone by night, qui davanti al consiglio comunale occupato dai lavoratori della Multiservizi. Noi veramente auguriamo che la lotta per l'assunzione di questi lavoratori, che ha anche la copertura finanziaria, questa assunzione, come ci diceva Paolo Iafrate, possa avere buon fine, anche perché, come diceva sempre Paolo, questa lotta possa costituire un precedente, possa costituire una pratica di protesta per ottenere diritti sacrosanti come quello dei diritti al lavoro. Su questa Frosinone sonnolenta, dove realmente chi è sveglio sta dentro al Consiglio Comunale, definitivamente noi vi auguriamo la buonanotte e, come dico, auguriamogli in bocca al lupo a questi lavoratori della Multiservizi affinché possano ottenere quello che chiedono, di cui hanno diritto, che è un lavoro.